Nei video precedenti, che trovate cliccando qua in alto, abbiamo visto cosa succede nel primo e nel secondo trimestre di gravidanza. In questo video invece andremo a vedere cosa succede nell'ultimo trimestre di gravidanza. Settimo mese, 25esima settimana. L'utero, a questo punto, ha le dimensioni di un pallone da calcio e per farsi spazio spinge verso gli altri organi causando fastidi e dolori. 26esima settimana. I ritmi sonno-veglia del bambino stanno diventando più accentuati. I suoi calci e pugni diventano più evidenti e sarà difficile riposare e dormire la notte. Potresti soffrire anche di sindrome delle gambe senza riposo, un disturbo che spinge a muovere in continuazione le gambe per sentirsi meglio. 27esima settimana. La tua pancia è grande quanto quella di un pallone da basket. Aumenta la ritenzione dei liquidi che può causare episodi di intorpidimento e formicolio alle mani, la cosiddetta sindrome del tunnel carpale. 28esima settimana. La relaxina, ormone prodotto dalle ovaie, allenta le tue articolazioni ed è più facile sbattere contro i mobili, inciampare più spesso o far cadere oggetti dalle mani. Ottavo mese, 29esima settimana. Dal seno continua a fuoriuscire il colostro, ricco di anticorpi che aiuteranno il bambino nei primi giorni di vita a prevenire le malattie e le infezioni più comuni. 30esima e 31esima settimana. Il sonno diventa difficile e ti svegli spesso la notte con il bisogno di urinare. La zona pelvica si ammorbidisce e acquisisce una maggiore elasticità per prepararsi al parto. 32esima settimana. La tempesta ormonale scatenata dalla gravidanza può causarti la cosiddetta amnesia gravidica. Si manifesta con problemi di memoria, confusione mentale, difficoltà di concentrazione e senso di smarrimento. Nono mese, 33esima settimana. Il feto si trova nelle fasi finali del suo sviluppo. Le pareti dell'utero sono in graduale assottigliamento e quindi permettono ad una maggior quantità di luce di penetrare all'interno e di far capire al tuo bambino quando è giorno e quando è notte. 34esima e 35esima settimana. L'utero, che sta ancora crescendo, inizia a far pressione sui polmoni, sulla gabbia toracica e sugli altri organi interni. È responsabile spesso dell'incontinenza urinaria, che provoca perdite di urina quando ridi, tossisci o starnutisci. 36esima settimana. Sentirai calci e pugni e una maggiore pressione nella parte inferiore dell'addome perché il bambino sta scendendo verso il canale del parto. A questo punto i polmoni e il tuo stomaco potranno espandersi leggermente. Dall'altra parte però aumenta la pressione sulla tua vescica. Alcune donne entrano in uno stato di iperattività che le porta a sistemare la casa, armadi, buttare via vecchie cose, pulire e lavare. È la cosiddetta sindrome del nido in gravidanza ed è tipica delle ultime settimane prima del parto. 37esima settimana. Devi prestare attenzione ad alcuni sintomi precoci del travaglio, come un aumento delle secrezioni vaginali, un dolore pulsante alla parte bassa della schiena e contrazioni ravvicinate. 38esima e 39esima settimana. L'utero si prepara e la vagina inizia a dilatarsi e ad assottigliarsi in modo da permettere il passaggio del bambino durante il parto. Il bambino si pone quindi in posizione cefalica, ossia con la testa in giù e in posizione perfetta per nascere. 40esima settimana. Come ricorda il sito del Ministero della Salute, il parto può avvenire anche entro le 42 settimane. Superato questo periodo però, si parla di gravidanza protratta. Si parla di fase prodromica, ossia di preparazione, ed è quel periodo di segni e sintomi che precede l'arrivo del travaglio. Quando si rompono le acque, o meglio il sacco amniotico, fuoriesce il liquido amniotico,
un liquido incolore, inodore e caldo. Rappresenta un chiaro segnale dell'imminente parto. Attraverso le contrazioni uterine, favorite dall'ossitocina, un ormone prodotto naturalmente dal nostro corpo, e dagli sforzi della madre che spinge con tutte le sue forze possibili, il bambino o la bambina verrà finalmente alla luce. A questo punto, il tuo meraviglioso viaggio della gravidanza è appena terminato.